Di fronte a casa mia ho fatto amicizia con le mie 70 vicine di casa che scorazzano nel cortile antistante. Mi fanno sentire davvero importante, eppure per me anche loro sono importanti. Appena apro la porta di casa, si mettono appresso alla rete di rimpetto e mi parlano. Io mi avvicino alla rete e loro continuano a parlarmi. Dono loro degli avanzi, mangiano contente e poi si rimettono a chiacchierare lungo la rete fissandomi. Allora mi reco sul mio prato, raccolgo dell'erbetta e gliela dono con amore e rispetto. Quando la vedono fanno tutte una grande festa e si dimostrano davvero molto grate. Ognuna ha un modo particolare di manifestare la propria gratitudine nei miei confronti. Queste mie amiche fanno molte uova ed anch'io a volte ne usufruisco. Sono molto riconoscente a loro e al Signore che le ha create e che mi ha dato l'opportunità di fare amicizia con esseri così teneri e socievoli. Anche se non le possiedo personalmente, mi hanno conquistato il cuore. Per questo, quando parlo con loro, ringrazio interiormente il Signore ed invito anche loro a lodarlo. Spesso ho l'impressione che intuiscono anche questo. Mi rendo conto che è una grande fortuna conversare ogni giorno con ben 70 amiche, tutte vicine di casa.